Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato ai centri commerciali e a Mestre che si sta svuotando sempre di più. Ne parliamo con Fabrizio Coniglio, presidente del comitato Mestre Over Limits, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, sempre più negozi chiudono le saracinesche, un fenomeno che è diffuso in tutta Italia, ma a Mestre in particolare il fenomeno è molto forte. Il fenomeno è molto forte, è triste vedere tutti questi cartelli con la dizione affittasi. Siamo convinti che l'origine dipenda da più concause. La prima la citerei il degrado, perché chiaramente pensando a vie centralissime di Mestre che anni fa erano veramente fonte di grande reddito, di passaggio, io ricordo bene che sono nato qui, oggi invece tristemente note proprio per questi cartelli. Il degrado allontana certamente i clienti. Poi ci si aggiunga anche un piano che noi abbiamo sempre giudicato scriteriato di ZTL, per le quali abbiamo combattuto vincendo una battaglia contro il comune, e nei confronti dei centri commerciali che invece oggi godono sia di aperture domenicali, e concordo con il patriarca e sono assolutamente contro le aperture durante le feste, hanno una facilità di essere raggiunti tale che pone qualsiasi negozio in centro, nella fattispecie nel nostro centro, nella difficoltà di sostenere questo tipo di concorrenza. Quindi noi siamo non per lo scontro ideologico tout court, ma per una par condicio. Quindi se per loro è semplice avere clienti, deve essere altrettanto semplice per i nostri amati esercenti mestrini. Ecco, il parcheggio in particolare che è stato costruito a ridosso del Centro Culturale Candiani è strategico? Sarebbe strategico, uso il condizionale, perché ad oggi ci pare una sorta di flop, in quanto non è ben segnalato, chiaramente è costoso, quindi noi abbiamo come Comitato Mestre Over Limits già chiesto all'allora ex sindaco e sindaco di renderlo gratuito perlomeno per le prime 2 o 3 ore. Ci vuole una segnaletica diversa, auspicheremmo l'apertura proprio dove c'era il cancello dell'ex Umberto I, quindi renderlo più fruibile e soprattutto, ribadisco, gratuito. Quella è una piccola panacea, non risolve il problema, ma quantomeno lo solleva. Ecco, mi metto nei panni del Comune di Venezia che insomma renderlo gratuito per vela sarebbe un problema, visto che insomma in qualche modo è costato, però magari dei pacchetti, dei buoni sconto per chi va nei negozi, per dire, no? Addirittura avevamo proposto di fare degli sconti importanti sulla TASI per quei commercianti che erano stati toccati dalla crisi, quindi credo che il Comune abbia le capacità e le entrate per dare un aiuto ai commercianti del centro e possa invece oltremodo tagliare spese inutili. Ecco, ma per esempio chi parcheggia può avere il parcheggio gratuito se acquista qualcosa a Mestre? È una proposta che insieme agli imprenditori che fanno parte del nostro comitato è allo studio, quindi dare al cliente questa facoltà, fermo restando che non è questo esaustivo, ma deve essere curato il malato, perché di malato si tratta oggi la nostra amata città, ma è anche Venezia che incomincia ad avere gli stessi problemi di degrado come la sorella Mestre, certamente va curato in maniera sostanziosa, efficace e soprattutto veloce. Ecco, diciamo che c'è come una spirale che è nata a Mestre, cioè i negozi hanno chiuso, i barbanieri hanno cominciato ad appropriarsi degli spazi vuoti e via via hanno chiuso anche gli altri negozi, no? È assolutamente così ed è del tutto evidente che se chiude un negozio lascia un buco. Il negoziante vicino non gode certo della chiusura del suo vicino, perché questo foro, tra virgolette, richiama comunque degrado, e più sono i negozi che chiudono, più quelli che vorrebbero rimanere aperti, gioco forza, o chiudono o devono trasferirsi. Ecco, poi anche la Domenica Ecologica ha suscitato molte critiche a Mestre. La Domenica Ecologica è un bluff assoluto, non serve a nulla, se non per attirare nuovi clienti nei centri commerciali, nei confronti dei quali la circolazione non è assolutamente vietata. Anche qui speriamo che chi prenderà il timone delle città capisca bene che non si può fare questo tipo di interventi che sono, ripeto, solamente un bluff.
Grazie Fabrizio Coniglio, ci fermiamo qui con l'approfondimento di oggi, ma comunque continuate a seguirci perché tratteremo ancora questi argomenti più avanti.